non riuscì a interpretare le novità, dire però il 72, pretendere di vincere nel 72, guardate, io me lo ricordo quell'anno lì, ancorché fosse abbastanza giovane, un anno dove non c'era la speranza, c'era la paura, la paura, un anno plumbeo, plumbeo, dove le speranze sono state tutte strozzate, mica solo quella di là. E eravamo in quel contesto, quindi abbastanza che drammatico, parliamoci chiaro. Ecco, allora io dico qui, arrivo qui e chiudo, ma cioè, altro che noi non abbiamo risolto tanti di quei problemi, questo di fondo, cioè mettere la politica in relazione ai cambiamenti, cioè rilegittimarla, mettere più in relazione, conciliare la politica con la società è un tema assolutamente attuale, e quindi non sono affatto inattuali i punti che lui pose, dal superamento del collateralismo all'idea di una sinistra non comunista che dovesse avere uno forte slancio, spirito riformista, all'idea che l'europeo, un po' francese, eccetera, di legare il socialismo democratico al cattolicesimo democratico, tutte intuizioni, idee. Ecco, l'idea di una laicità positiva, cioè di una laicità che non pretende che la religione o la fede sia relegata nel privato, vuol mettere nello spazio pubblico, ma accetta le condizioni dello spazio pubblico, accetta le condizioni dello spazio pubblico, altro che per venire all'oggi bipolarismo etico, che sarebbe la nuova forma di collateralismo. E lui nel suo discorso sull'aborto ha chiaro questo proposito, addirittura a un certo punto spera che almeno su qualche emendamento si voti assieme, perché bisogna fare i conti, si fa il possibile, fidando su un sostrato comune di questo paese che c'era, che c'è. Io quando c'è il dibattito di 17 anni il crocifisso delle scuole, a me viene in mente Rosati che fa il discorso ai funerali di Berlinguer, quando dice riposi in pace, e c'è un milionata di persone che dice amo. No? Allora arrivo alla e chiudo proprio rispondendo precisamente alla domanda. Io credo che adesso siamo in condizione di chiarire alcune di queste passaggi, per quanto duro sia la cosa. L'altro giorno ero, adesso vengo qui Claudio Sardo, mi viene in mente, ero l'altro giorno con lui a un ricordo di uno sturzo dal Casirone, e leggere uno sturzo del 904, invece, con un linguaggio che di una forza, ecco, un po' di una violenza, adesso non lo posso usare, non ho il coraggio di usarlo, che dice, ma dice, per me i conservatori sono dei fossili, benché siano cattolici. Io sono un altro mestiere, prete, che dice tranquillamente cose così. E quindi l'idea che la politica ha un suo compito, una sua responsabilità, e quindi questo tema dell'unità politica è un tema che bisogna che ci lasciamo alle spalle. Noi dobbiamo ancora rispondere a quella domanda, e la dico così, così la butto nell'attualità. Quando mi dicono, ma se tu vuoi andare con l'UDC a fare l'alleanza, ma perché allora i cattolici non dovrebbero andare nell'UDC? Ma perché è da noi che si fa la cosa nuova? È da noi, da me, dal PD, rispondo, che si deve fare la cosa nuova, quella che non si è riuscita a fare e di cui questo paese ha bisogno. E quindi certamente c'è una sfida, però non pretendo, cioè io non faccio, diciamo, non attribuisco a le cose che ovviamente non possono essere autorizzate così, però quei temi sono ancora aperti. Infine, una cosa personale, ve lo dicevo prima, questa sala qui è stata protagonista di un episodio, lo dico perché vedo che lo racconta anche Rosario.
questo libro, di un incidente, non so se c'era qualcuno, siamo nel 1980-84, eccetera, lui è presidente dell'ISPO, io sono coordinatore di assessore regionale del lavoro e insomma ci sentivamo spesso, eccetera. C'è la presentazione del rapporto ISPO, cosa corposa, ministro De Michelis prende, sfoglia il rapporto, intervenendo mentre tutti eravamo laudativi, eccetera, lo distrugge e dice: bisogna rifarlo. Ho visto Labor per la prima volta, proprio fece una replica durissima, e lo ricordo perché poi, questo è un ricordo proprio personale, mi piace dire, poi andai su in ufficio da lui, diciamo, consolarlo un po', perché è rimasto un po' male, e riflettemmo un po' su questo tema qui, insomma, fra quanto c'era in quegli anni che arrivavano di innovazione, quanto c'era di spregiudicatezza, e lui che era fra i 60 e i 70, lui sono so bene che dall'est, io ero uno di 30, ma insomma, diciamo che ci trovavamo d'accordo che c'erano delle cose fondamentali che non si potevano abbandonare. Questo è il mio ultimo ricordo di lavoro, ho voluto consegnare.